Più di 4.000 anni fa, in Spagna pare ci fossero già allevatori di bestiame e pastori. E c'era anche lui, il grande mastino adibito alla difesa di mandri e greggi contro linci, orsi e soprattutto lupi, che abbondavano sul suo territorio. Lui non si lasciava intimorire da nessuno. Immensamente grande e forte, vegliava sul bestiame con occhio vigile e attento. Dopo 4.000 anni, il mastino spagnolo è ancora qui, praticamente immutato, sempre grande e coraggioso, sempre tranquillo e pacato. Probabilmente si tratta della più antica razza spagnola, ma il suo lungo viaggio non è stato facile, né indolore. Il cane è grosso, pesante, eppure dotato di resistenza incredibile e capace di camminare molto a lungo. Una abbinata impensabile per quasi tutti i grandi molossoidi, solitamente incapaci di percorrere più di un chilometro senza stancarsi. Ovviamente anche il mastino spagnolo si stanca quando corre a lungo. La stazza è quella che è, e portarsi a spasso un'ottantina di chili non è agevole per nessun cane. Questo cane, però, ha capito l'antifona. Per andare lontano, basta andare piano. E infatti lui corre assai raramente. La sua andatura preferita è il passo, che talora si allunga fino a un trotto tranquillo e rilassato, mai troppo allungato. In fondo lui non è mai stato adibito alla guida del bestiame. Aveva altri compagni di lavoro che pensavano a raggruppare gli armenti o a inseguire gli animali fuggiaschi. Il suo compito era quello di vigilare e poi di spostarsi lungo le vie della transumanza, percorrendo anche 30 km al giorno. Anche se può sembrare quasi apatico, il mastino spagnolo è sempre vigile. Se qualcosa di insolito attira la sua attenzione, si mette subito allerta. Manuel Díaz Navarro, uno dei più grandi esperti mondiali della razza, ha scritto di lui: aspetta ore e ore, giorni, secoli. Ed è interessante notare che gli animali non hanno mai paura del mastino spagnolo. In qualche modo sentono che è il loro protettore e che la sua vicinanza è preziosa. Quanto a lui, dagli amici sopporta qualsiasi cosa. Anzi, pare che gli faccia piacere fare il giocattolo per mucche. Secondo lo standard di razza, il mastino spagnolo è un cane di grossa taglia, ben proporzionato, estremamente potente e muscoloso, con ossatura compatta. Che significa vivere con un mastino spagnolo? Sicuramente è un'esperienza di grande interesse, perché lui è molto diverso dai soliti cani. Il suo grande amore per gli animali è decisamente insolito e significa totale mancanza di istinto predatorio. Questo ha una ripercussione piacevole anche nei rapporti con i bambini, che non vengono mai visti come piccole prede. Il mastino spagnolo considera i bambini come parte del suo gregge personale. Li difende a spada tratta, ma soprattutto è sicuro con loro al 100%. Il mastino spagnolo è buono anche con gli altri cani, che però non sente come suoi animali, ovvero come soggetti da difendere. Se non li conosce, di solito preferisce ignorarli. Se fanno parte del suo branco, invece, avrà con loro rapporti che vanno dal distaccato all'amichevole. Ovviamente non può esserci lo stesso feeling con tutti. E se c'è una differenza abissale di taglia? In questo caso se ne vedono delle belle. Certamente sdraiato e bello per il nostro simpatico gigante. È in questa posizione che lavora quando sorveglia i suoi animali ed è in questa posizione che si rilassa sia all'aperto che in casa, assumendo pose davvero tappeto vivente. Un mastino spagnolo è capace di rimanere immobile per ore ed ore. Questo gli serve a mantenere intatte le energie che, non si sa mai, potrebbero essere utili da un momento all'altro se arrivasse un pericolo. Immobile però non significa addormentato. Lui controlla tutto e tutti, anche se per farlo muove soltanto gli occhi. Oltre ai possibili pericoli, l'unica cosa che riesce a farlo alzare è la ciotola con la pappa. Ma lui non è un cane molto goloso e in rapporto alla sua mole mangia decisamente poco. Il fatto che il mastino in casa sia quasi un enorme soprammobile non deve farci pensare che possa vivere sempre in appartamento. Questo meraviglioso gigante, attraversando periodi di gloria e momenti difficilissimi, ha camminato accanto all'uomo per 4.000 anni, ma il suo lungo, lento viaggio non ha mai fine. Come on.